Mister, questa è la prima vittoria in casa in campionato, ma soprattutto una vittoria di carattere. Ospedaletti in vantaggio, raggiunto e nuovamente in vantaggio. Beh sì, sotto questo aspetto sì, penso che sia stata una vittoria anche di qualità per quello che abbiamo espresso oggi, per la partita che abbiamo visto, perché anche Genoa a calcio gioca a calcio, gioca bene e quindi è venuta fuori una bella partita. Io credo che non avessimo vinto questa partita sarebbe stato proprio un delitto perché abbiamo creato tanto, abbiamo avuto tante occasioni per fare 2-0, non ci siamo riusciti, il calcio si sa è così e poi su una grande giocata hanno trovato il pari, poi siamo stati bravi a riprenderla, a rimacinare il gioco, andare a fare gol con Sturaro e abbiamo portato a casa una partita per noi importantissima. Domenica scorsa lei non aveva nascosto la delusione per la sconfitta con il Pietra Ligure. Cos'è cambiato in questa settimana? Ma credo sia cambiata un po' la settimana, un po' più tranquilla, un po' più serena, un po' più concentrata nel lavoro che si fa, nelle cose che si fanno e quindi abbiamo sistemato un po' di cosette, ma io ti dico, devo fare i complimenti a questi ragazzi perché sono sempre sul pezzo, poi ci sta anche di, soprattutto magari quando vieni da un paio di vittorie, di accumulare un po' la presa. Questo è quello che non dobbiamo fare perché poi sennò paghiamo a caro prezzo. E quindi dobbiamo cercare di trovare questa continuità che ci permette poi di non vincere una partita e poi perdere un'altra, ma magari di fare continuamente punti ogni domenica. A proposito di continuità, mercoledì si ritorna in campo perché c'è il recupero con l'Albenga. Eh sì, adesso dobbiamo recuperare un po' le forze in questi 2 giorni. È comunque un gruppo a disposizione di ragazzi, abbiamo visto anche oggi, io quasi sempre faccio 5 cambi, quindi c'è la possibilità anche per tutti sia di giocare che di rifiattare. Quindi ho a disposizione un gruppo di ragazzi valido e quindi ci prepariamo a questa partita difficile che sarà importante, ma che vogliamo giocarcela alla pari, ecco. Sappiamo la forza e il valore dell'Albenga, però insomma anche questi di oggi erano forti e siamo riusciti a vincere.